E l'olio della miscela è meglio di quello motore. È meglio. Con l'olio della miscela. Perché è meglio di quello del motore. Allora per lui, per riempirlo un po', va bene. Questo c'è il doppio serbatoio. Qua è il cambio quello. Mi sto a fare la ripresa con la ciabatta a mano. Sì, no, perché chiaramente quattro tempi e si ferma, ha bisogno dell'olio della miscela per due tempi. Non è che bisogna, se mi hai fatto fare le cose serie in discesa, questo ne porta poco. Non sapevo ancora di essere così dotato, tre orgasmi a cazzo dritto. Zitto, ti sto a riprendere, lo posso mettere su forno. Okay, l'ho preso pure prima. Ma tu vorresti mettere davvero e poi mi vorresti sputtare sul forno? Beh, normale, oh, che preferisci, rompere le valvole e mettere l'olio della miscela, dai. Dai, su, sacrificati. Me ne frega un cazzo da amore. E come prenderla al culo la sabbia, insomma. Ma tu guarda lo smacco, spegni la telecamera, No, adesso devo vedere il versamento. Bastardi. Aspetta che controllo, perché può darsi che c'è la... Sei risalito. Ma è la specifica di storia, è quella giusta? Sì, è rosso. È rosso? ATF, è perfetto. È per l'onda proprio, capito? È olio. Ma guarda. Olio rosso, moto rossa. Ma guarda te che stasera c'ho da scrivere. Dai, va. La moto bianca che olio ci mette? Va. C'ho da scrivere stasera, tieni, va. Poi lo sai che mi scrivi per... Guarda. Per 150 grammi d'olio. È come entrare in un mezzo al deserto. Non c'ha valore. Aspetta, devo firmare proprio. Non lo versa, che ce n'è poco. Mica sapevo che queste onde erano sei tempi. Boh. La onta. Sei tempi è diventata. Amico, sta moto è del 2004. Ma KTM del 2004 non esistono più in commercio, in circolazione, non ci stanno più. Ma finite. Che d'epoca. Leggi che c'è scritto su sto motore, leggi. Caripia, onda. Onda, è d'epoca. Ma tutto, mica il KTM. Tu trovi un altro KTM del 2004 in giro. Trovamela. Ora puzzi pure tu. Là, eh. Ecco, non fa più rumore. Com'è? Magari lo perde pure di là, gli manca pure di là. I livelli ho controllato stamattina.